fa presto a disposamo, ma po dopo che mangiamo, a bulli che ce mettemo, li bacitti che cedemo. E se vengono i figli che gli demo, li sbadigli desti tempi, lo sposà, oh là là. Nei seguenti 4 anni di guerra, la mia vita fu quella di tutti i giovani. Eravamo giovani, felici. E tutto trascorreva abbastanza bene, fra la scuola, i professori che ci assillavano non poco, lo sapete, che assillano. Beh, però lo studio non era una grande preoccupazione. Ci divertivamo fra giovani. Maschi, femmine, qui c'erano delle classi maschili e delle classi femminili, miste non esistevano. Sotto c'era la sezione A, tutti maschi, ma la giovinezza passò presto quella spensieratezza, perché presto i giovani, i nostri compagni, cominciarono ad essere richiamati e andarono in guerra, cominciarono a partire, c'erano tanti fronti. Sapete che significa fronte? Andavano in guerra in diversi paesi, in Africa, in Albania, in Grecia, e partivano questi giovani, erano amici. Ogni giorno qui a scuola, alle 12:30 ragazze, c'era un altoparlante per ogni aula e dalla presidenza ci trasmettevano quello che adesso è il telegiornale, il giornale radio si chiamava. Il giornale radio delle 12:30, dove era tutto un bollettino di guerra, e noi sotto a quell'altoparlante, qui c'era la cattedra, allora in mezzo c'era l'altoparlante, sopra il crocifisso e ai lati il duce e il re. Non l'avete mai visti? Non ce l'avete presente per niente? Che fortuna! E, insomma, in piedi, qualche volta ci veniva anche da ridere, però appena quello cominciava a parlare non rideva più nessuno, perché malgrado le notizie fossero inzuccherate, perché ci dicevano sempre che vincevamo, le ultime parole erano vincere e vinceremo, era la parola d'ordine. Beh, la città come viveva, io entrai poco dopo alle acciaierie a lavorare, entrai verso l'aprile del 1940. In fabbrica gli operai, i commenti erano contrari alla guerra, profondamente contrari. E però tutto questo avveniva tra gruppetti, scambi idee tra persone, tra compagni. I compagni, specialmente coloro che erano già stati al confino in carcere, cercavano appunto di diffondere una certa atmosfera che era contro la guerra. La città inizialmente non ha vissuto un granché di disagi, in quanto fino ai bombardamenti la guerra, insomma, era sentita soltanto come una cosa lontana, no? Le famiglie direttamente interessate penso che erano quelle che più sentivano la guerra. Poi c'erano i disagi del razionamento, del tesseramento dei generi alimentari in particolare, trasporti, tutto un disagio generale. Beh, la condizione di vita in fabbrica, c'era la lamentela appunto perché c'era scarsa alimentazione, c'era la lamentela perché i soldi, la vaga non era più sufficiente, c'era un malcontento generale nella fabbrica. E quando andiamo a prendere la quindicina, i soldi non ci sono più, ce li hanno trattenuti per pagare la mensa, gli acquisti, gli spettacoli. Invece dei soldi ci troviamo 2 linette, come dire che abbiamo fatto fare? 2 linette, 2 piccoli binari. Beh, sono verificati i versi del 42, poi Terni il primo bombardamento l'ha subito l'11 agosto del 43 e allora è iniziato lo sfollamento, è iniziato, diciamo, lo svuotamento della città, il malcontento aumentava enormemente anche da parte di coloro che erano, non dico favorevoli alla guerra, ma la subivano e che avevano la speranza appunto della vittoria dell'asse.
e cominciava a venire meno questa fiducia e iniziavano ad accostare gli antifascisti, a voler sapere, appunto perché a volte si ascoltava Radio Londra, Radio Mosca, le notizie perciò cominciavano più a circolare e, come dico, veniva anche da parte di coloro che non erano proprio antifascisti, che la guerra la subivano tacitamente, e il malcontento veniva fuori anche da queste. Mancava tutto, mancava il genere alimentare, particolarmente il pane, i grassi, olio, lardo. Allora il lardo si consumava moltissimo, i legumi, non c'era niente, insomma, era tutto razionale. La gente si arrangiava correndo, come sapete, in campagna col mercato nero o direttamente a trovare presso i contadini qualche cosa che era possibile avere a borsa nera. Quindi, voglio dire, già vivere in un clima di questo tipo, vivere con la tessera senza avere da mangiare, senza sapere che dare a mezzogiorno da mangiare più, ma sul serio, perché se vi dessero, se vi dessero in un giorno a voi 150 grammi di pane, 60 grammi di pasta, qualche grammo d'olio, ne so, un grammo o due di zucchero, provate a fare questa cura una settimana, perché chi è grasso proprio fa. Nessuno aveva il male di fede, però la fame era. E rimediare le cose nelle città era difficile, questo era più facile nelle campagne, dove per fortuna nasceva il grano e malgrado se dovesse consegnare tutto l'ammasso, nessuno era così stupido da. Quindi se nascondeva una parte del grano. Però in città era questa la vita degli operai. E pensate che il prezzo di un. C'era un mercato nero, il prezzo di un chilo di pane, di qualchetto di carne era il prezzo, il guadagno di mezza giornata di un operaio o di una giornata. Quindi chi lavorava onestamente, chi era operaio, impiegato, e che era abituato a una vita rigorosa nel momento della guerra, proprio come un crollo, crollato tutto, e le donne dovevano leggere tutto questo, dovevano leggere il fatto che i figli erano richiamati, andavano sotto le ali, poi dopo il 43 leggere al fatto che dovevano nascondere i figli, dove li nascondevano, c'era chi stava chiuso in soffitta, c'era la donna che portava da mangiare il figlio che era rifugiato chissà dove, quindi certo che c'è stata una sofferenza grande. Poi nel momento in cui è caduto il fascismo c'è stata una grande adesione a questo moto di liberazione dal fascismo. Anti la guerra diminuisce l'adesione al fascismo. Anche gli strati che avevano fatto da supporto e che avevano portato a definire Perugia fascistissima cominciano ad allontanarsi. Man mano che la durezza della guerra, le conseguenze della guerra, le conseguenze nella vita di tutte le famiglie diventano più dure, c'è un isolamento, diciamo, del fascismo e i gruppi antifascisti che prima erano nella città a livelli, diciamo così, attesistici, spontanei e di attesa di pura propaganda e di nessuna azione, cominciano a cercare forme di organizzazione. Attorno al 40-41 ci sono i gruppi che in modo autonomo si formano nelle scuole e che dalle scuole però cercano i collegamenti anche con i quartieri, i rioni, i borghi dove vi erano questi vecchi antifascisti. Si facevano anche la cultura fascista, un'ora alla settimana di cultura fascista. E tutti quanti si erano un po' entusiasmi, perché sembrava che Mussolini si portava a una grandezza, un benessere, insomma, no? E ha conquistato l'Abissina, e ha fatto dopo re imperatore, tutto quanto. Sembrava che ormai ci fosse un futuro. E si era abbastanza tutti a quei tempi orgogliosi di Mussolini. Non c'era, a parte la dittatura, però anche quelli che più anziani, so per giù, l'accettavano, perché Mussolini andò al potere che c'era molta confusione, con poche squadracce, tanto per dire, dei fascisti, prese il potere con molta facilità. E la gente l'accettò perché riportò la calma, riportò l'entusiasmo, riportò un po' anche la vita e il lavoro. E allora, fino al 42, tanto per essere chiari,
c'era molto, tutti quanti abbastanza entusiasti, si accettava bene la politica di Mussolini, anche se era un pochino dopo aveva esagerato, perché dopo hanno fatto la guerra e dopo un certo momento. Ma fino al 42, che ancora gli eserciti tedesco e italiano vincevano, tanto per essere chiari, che erano giunti a Stalingrado del 42, e allora la gente, sembrava che la guerra fosse una guerra lampo,